Padre del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Supplichiamo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai la mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria. Grazia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Mio Signore, Cristo Gesù, Cristo Gesù, Cristo Gesù, venga il tuo regno, venga il tuo regno, o mio Signore, Cristo Gesù. Cielo, volume 4, capitolo 132, 15 giugno del 1902. Trovandomi nel mio solito stato, il mio adorabile Gesù mi ha trasportato fuori di me stesso e mi ha detto: figlia mia, tutte le virtù possono dirsi che sono le mie doti ed i miei attributi, ma l'amore non può dirsi che sia un mio attributo, ma la mia stessa natura. Onde, tutte le virtù formano il mio trono, le mie qualità, ma l'amore forma me stesso. Nel sentire ciò mi sono ricordata che il giorno innanzi avevo detto ad una persona che temeva sull'incertezza della salvezza che chi veramente ama Gesù Cristo può essere sicuro di salvarsi. Io per me lo ritengo impossibile che il nostro Signore allontani da sé un'anima che di tutto cuore la ama. Perciò pensiamo ad amarlo e terremo in pugno la nostra salvezza. Onde ho domandato all'amante Gesù se col dire ciò avevo detto male e lui ha soggiunto: diletta mia, con ragione tu ciò dicesti. Perché l'amore ha questo di proprio,
di formare di due oggetti uno solo, di due volontà una sola. Onde l'anima che mi ama forma con me una sola cosa, una sola volontà. Come può dunque separarsi da me? Molto più che essendo la mia natura amore, dove trovo qualche scintilla d'amore nell'umana natura, subito l'unisce all'amore eterno. Onde, come è impossibile formare di un'anima due anime, di un corpo due corpi, così è impossibile che vada perduta un'anima che veramente mi ama. Capitolo 133, 17 giugno 1902. Questa mattina, quando appena ho visto il mio diletto Gesù e pareva che teneva una carta scritta in mano dove si leggeva: la mortificazione produce la gloria. Chi vuol trovare la fonte di tutti i piaceri deve allontanarsi da tutto ciò che può a Dio dispiacere. Detto ciò, è scomparso. Bene, io direi di fermarsi qui, perché anche se sono paragrafetti molto brevi, contengono punti assolutamente importanti ed essenziali che è meglio ben ruminare, proprio interiorizzare, digerire e fare nostri. Specialmente il primo, che è importantissimo, perché se uno volesse esemplificare, no? Qualcuno ci venisse a chiedere: senti un po', ma mi spieghi in due parole che cos'è la vita nella divina volontà? Che cos'è? La vita nella divina volontà è semplicemente vita di amore. Gesù spiega qui un punto fondamentalissimo, che adesso non vorrei, come dire, fare una lezione di teologia trinitaria per spiegarlo e quindi renderlo troppo difficile, però la cosa che Gesù dice è fondamentalissima. Cioè, un conto è un attributo, un conto è l'essenza o natura, se vogliamo. Quindi quando noi diciamo che Dio è onnipotente, che Dio è onnisciente, che Dio è santo, tutto quello che noi vogliamo, quindi predichiamo qualcosa del soggetto Dio, e facciamo riferimento a qualcuno dei suoi attributi o doti, cioè proprietà che Dio ha in quanto Dio. Però attenzione, che l'essere di Dio, spiega San Tommaso, sia la sua essenza, è l'amore. Cioè non è che Dio ama, è amante. Sì, San Giovanni dice Dio è amore, sembrando, ma questa dizione, quando si riferisce all'amore, va proprio intesa in senso forte, cioè non semplicemente con l'attribuzione di un qualcosa, ma come predicazione dell'essenza. Adesso non vorrei diventare troppo complicato. Cioè, dire Dio è amore vuol dire che l'essere di Dio, che coincide con la sua natura, è amore. Questo, un breve riferimento lo devo fare, no? È l'unica, come dire, informazione che può lontanamente accostarci e farci comprendere qualcosina del mistero trinitario. Cioè, noi abbiamo imparato a catechismo che Dio è uno nella natura ed è trino nelle persone, che si chiamano Padre, Figlio e Spirito Santo, e che tutte e tre queste persone sono un solo Dio, sono perfettamente Dio tutte e tre, non c'è nessuna differenza se non la distinzione di persone, no? Tra le tre. Quindi il Padre onnipotente, il Figlio e lo Spirito Santo pure, allo stesso modo del Padre. In queste tre non c'è un prima e un dopo, si legge nel simbolo atanasiano, bellissimo. Non c'è un prima e un dopo, non è che prima c'è il Padre, poi il Figlio e poi lo Spirito Santo, ma sono tutte e tre coeternamente divine e coeternamente sussistenti.
senza nessun tipo di successione, non c'è il più grande, il più piccolo, non c'è quello che viene prima e quello che viene dopo, niente. L'unica cosa che si distingue in Dio sono le persone, d'accordo? Basta. Il resto è tutto pienamente e perfettamente divino. Questo detto proprio in due parole. Allora, però, l'essenza di Dio, quindi l'essenza è inerente a ciascuna delle tre persone divine, perché appunto è l'essenza divina, è l'amore. Amore significa semplicemente dare totalmente se stesso. Quindi Dio è trino perché la natura divina è amore. Allora, io spiegavo sempre anche ai miei ragazzi, no? Ai miei studenti, se Dio fosse da solo, supponiamoci fosse solo una persona divina, non si potrebbe dire che la sua essenza è l'amore. Perché? Tu dici, no, non è vero. Si potrebbe dire lo stesso perché comunque c'è tutto il creato e Dio ama infinitamente tutto il creato. No. La risposta è sbagliata. Perché tra il creato e Dio c'è una distanza infinita. Cioè, Dio è eterno. Il creato, noi sappiamo tutti che il creato visibile ha avuto un inizio, d'accordo? Anche gli scienziati atei che hanno fatto la teoria del Big Bang, tutto quello che uno dice, va bene, io sono ateo. Va bene, ma anche se tu sei ateo, sappiamo, penso che tutti sappiano, che la teoria del Big Bang è datata 13,7 miliardi di anni fa dai più generosi, 20 miliardi di anni fa dai meno generosi. Vuol dire che 21 miliardi di anni fa l'universo non c'era. Attenzione, ma 21 miliardi di anni fa Dio c'era, perché Dio è eterno. E non si può dire che la sua essenza è l'amore se non c'è qualcuno da amare, capite? Perché dice, va bene, da quando ha fatto il creato ha cominciato ad amarlo, ma in questo caso l'amore sarebbe un attributo, non l'essenza stessa di Dio, perché l'essenza è qualche cosa che caratterizza il tuo essere in maniera intrinseca, non può non esserci. E prima di 20 miliardi di anni fa, supponendo che Dio fosse stato da solo, non c'era nessuno da amare. Allora ecco, tra virgolette, spiegato il mistero trinitario, no? Perché la prima persona della Santissima Trinità, che è la prima semplicemente perché è l'origine della divinità, non perché venga prima o sia più grande, ma questa è un'operazione eterna che si sta compiendo anche adesso, così come da tutta l'eternità in atto sta incessantemente compiendosi dentro la vita trinitaria. Cioè, il Padre, che è questo amore infinito, genera da se stesso un altro se stesso uguale a lui, semplicemente come destinatario, se mi si passa questo termine, qui chiaramente dobbiamo essere piccoli, di questo oceano infinito di amore che caratterizza la vita intima del Padre. Ma siccome il Figlio è uguale al Padre, generato dal Padre prima di tutti i secoli, ed è Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, cosa fa? Anche lui ha come essenza intrinseca di amare infinitamente. E quindi ama infinitamente, il Padre lo dice anche nel Vangelo di San Giovanni, io amo il Padre e faccio tutto quello che il Padre mi ha comandato, d'accordo? Ecco, gli eterni movimenti che formano poi la felicità stessa della vita di Dio, di amore tra il Padre e il Figlio, fanno spirare, si dice che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio, perché l'amore infinito del Padre e il ricambio d'amore infinito del Figlio fanno spirare questa terza persona che appunto procede nella Santissima Trinità per via d'amore, perché è lo Spirito Santo che si attribuisce proprio il termine amore, no? Perché sussiste, diciamo così, e viene eternamente procedente, alimentato, ecco, da questo incessante ed eterno modo d'amore. Questo è importantissimo, questo qui. Noi sappiamo che la divina volontà è, come dire, il motore di tutte le azioni di Dio. Ma se Dio è amore, capite? La divina volontà non è altro. In ogni minimo atto che faccia, sia dentro che fuori di sé, è sempre, sempre uno sbocco, lo chiama così Gesù, d'amore eterno e infinito, sempre
Per cui la conoscenza più autentica di Dio ce l'ha chi accoglie il suo amore, chi comprende il suo amore, ricambia il suo amore. La vita nella divina volontà è questo. Che cos'è? Anche i giri che si fanno, che cosa sono i giri? Sono andare a riconoscere e prendere l'amore di Dio sparso dappertutto, dal creato alle opere dell'incarnazione, alle opere della redenzione, alle opere della santificazione, dovunque noi ci giriamo, se mangio una cosa, se bevo un po' d'acqua, cioè è andare continuamente a prendere questo amore dappertutto, quindi sia dalla fonte stessa, che è Dio, che da tutte le infinite manifestazioni di esso che l'uomo ordinariamente non riconosce. E mi limito a prenderlo, no, lo ricambio, è un ricambio continuo, è un mettere un ti amo continuamente in giro dappertutto, e non soltanto per sé, è un farlo anche per tutti, supplendo e riparando per tutti quelli che questo amore non riconoscono, non ricambiano. Vedete, detto proprio in due parole, la vita nella divina volontà è questo, E compiere un atto nella divina volontà vuol dire partecipare di questa perfezione divina assoluta, però il cui fiore all'occhiello è l'amore che la muove ad agire, che giustifica e che finalizza ogni sua minima attività. Ecco perché Sant'Agostino diceva, ama e fa quel che vuoi, quella famosa frase che molti travisano a propria perdizione, no? Perché questa è una cosa serissima. E per questo Luisa dice, ma una persona che ama veramente Gesù può andare all'inferno? Ma cioè, assolutamente no. Una persona che ama veramente Gesù, no? San Giovanni nelle sue lettere, San Giovanni l'apostolo dell'amore, San Giovanni è il primo grande innamorato di Gesù e di Maria. Non dimentichiamo che San Giovanni è stato scelto da Gesù per essere il custode innamorato della Madonna fino al giorno della sua assunzione. Cioè la Madonna, dopo l'ascensione di Gesù, è vissuta con San Giovanni Evangelista, da sola. San Giovanni Evangelista, come dire, ovviamente a titolo differente, ha preso il posto che un tempo aveva San Giuseppe vicino alla Madonna. Non so se anche a San Giovanni Evangelista, come a tanti santi che poi sono succeduti, la Madonna ha dato l'onore di farlo suo mistico sposo, insomma, non lo so. Non c'è dato di comprendere. Possibile, perché San Giovanni era veramente un innamorato, era un mistico. In ogni caso è successo questo. Quindi San Giovanni è il testimone più esimio. San Giovanni era innamorato di Gesù ed era innamorato di Maria. Era proprio innamorato. E la vita nella divina volontà è vita di innamorati. Cioè, quando uno comprende bene queste cose, no? E, insomma, pensiamo anche alla meditazione dei giorni scorsi, no? Di quando tante volte, insomma, Gesù si manifesta a Luisa, l'abbraccia, la bacia, e persone, diciamo così, non ha dentro al mistero dell'amore divino, dice, ma come era? Gesù abbraccia e bacia una creatura? Ma certo che l'abbraccia e che la bacia. Quello è il linguaggio del normalissimo amore. Siamo noi che purtroppo siamo segnati, ahimè, dal peccato originale, quindi dalla concupiscenza, che purtroppo è in agguato, e che sporchiamo, diciamo così, la bellezza dell'amore, purtroppo, anche a volte senza nostra responsabilità, perché ci sono le passioni impazzite, le pulsioni impazzite che si attivano anche contro la nostra volontà, purtroppo. Ma il fatto che noi adesso siamo rovinati non toglie il fatto che l'amore resti amore, e che chi ha percorso una via di purificazione come i grandi santi e come una santa del calibro di Luisa, io sto dicendo santa perché così la chiamavano nel suo paese, quindi senza assolutamente prevenire i giudizi della Chiesa, che dovrà pronunciarsi proprio sulla effettiva santità tale da far canonizzare questa creatura, no? Ma Luisa era conosciuta accorato come Luisa la Santa, insomma, no? E traspare comunque un'anima pura dei suoi scritti. Quindi
Il problema è entrare in questa dimensione. E la grammatica di Dio unica è l'amore, non ci sono altri. Quindi, e tutte le volte che noi non sappiamo leggere l'amore di Dio anche nei suoi disegni apparentemente più dolorosi, dipende dalla nostra incapacità. Ma quando andremo dall'altra parte, quando il Signore svelerà tutti quanti, perché noi vedremo che tutto quello che sta successo nella nostra vita, anche in quanto voluto, permesso dalla divina volontà, era un ininterrotto "ti amo" detto da Dio alla sua creatura. E a quelli che non l'hanno accolto e mai riconosciuto fino al termine della vita, Dio glielo farà vedere e dirà: guarda, in quante forme, in quanti modi, per tutta la tua esistenza te l'ho detto e tu non mi hai riconosciuto, o peggio, non lo hai voluto. Ora, l'amore autentico, spiega Gesù, cioè, no, tende a fare di due una sola cosa. Cioè, io dico anche ai promessi sposi, ai fidanzati, cioè, cosa dice San Paolo sul sacramento del matrimonio? Questo mistero è grande, sacramentum magnum in latino, quindi questo sacramento è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, cioè quell'amore pieno, totale, esclusivo, che fa di due una cosa sola, che caratterizza la vita sponsale umana, è immagine di ciò che Gesù vive con la Chiesa, ma non con la Chiesa intesa come il Vaticano, come una struttura, d'accordo? Con la Chiesa intesa come le membra vive della Chiesa, cioè che sono le singole anime. Cioè quel rapporto che ha uno sposo con la sposa è il rapporto che Gesù vuole avere con ogni anima, vorrebbe. Cioè negli scritti della Divina Volontà si impara che cosa? Si impara che Dio ha fatto tutto perché noi potessimo essere felici anche adesso, e che se non lo siamo non è perché Dio non vuole farci essere più, è perché noi ci siamo sottratti a questa dinamica, a questa logica, prima col peccato originale e poi con tutto il resto, per cui Dio ci avrebbe una montagna di cose belle da darci e non ce le può dare, non è che non ce le vuole dare, perché non siamo più in grado di accoglierle e di conoscerle, e quindi sarebbe come dare le perle ai porci. Cioè non servirebbe proprio a niente, perché noi non le riconosceremmo come tale, le calpesteremmo, le disprezzeremmo. Cioè le perle più preziose come se fossero zero o meno di zero. Questa è un'altra delle rivelazioni fondamentali che si capisce dagli scritti di Luisa, che a me tanto colpì fin dalle prime battute. Cioè vivere, entrare in questo mondo significa anche, come dire, consentire a Dio di potergli dare di potermi dare tutta la gioia e la felicità che vuole darmi già da adesso, non solo dopo. È perché l'amore è ciò che dà la vita. Cioè, guardate come campano gli esseri umani che ti fanno una pena incredibile. Ma tutti vanno elemosinando in giro un briciolo d'affetto, disposto anche a pagarlo a carissimo prezzo. D'accordo? Perché una ragazzina di 15 anni o anche di meno, purtroppo di questi tempi, spesso e volentieri perde la verginità? Mica perché è una, come dire, è una pervertita, è una prostituta in anticipo. No, perché quella trova il giovanottino che è tutto carino, tutto bello, tutto così, d'accordo? E dice, dimostrami l'amore e poi vedrai. Cioè, è questa praticamente per mantenersi quelle poche moine che gli fa il giovanottino, è disposto a qualunque cosa, anche andarsi a svendere, a dare insomma una cosa che dovrebbe essere riservata a chi la ama sul serio e non al primo che capita, no? E va. Proviamo a pensare, questo è anche il principio della peccaminosità dei nostri atti. Cioè, sapete qual è il principio della peccaminosità dei nostri atti? Dice Sant'Agostino, no? La versio a Deo e la conversio a sat creatura. Cioè, tu vai a cercare l'amore, vai a elemosinare, laddove non c'è. Perché nella creatura in se stessa non c'è l'amore della creatura verso di te, ma c'è un ti amo di Dio. Quindi anche nella creatura non si cerca l'amore derivante dalla creatura, ma si cerca il ti amo di Dio. Cioè Dio è geloso di vedersi
riconosciuto come amore e come la fonte unica di tutti gli amori possibili e immaginabili, anche di quelli che ci consente di vivere nella vita terrena, cioè l'amore di una mamma, che è uno degli amori più. Ma quello è un ti amo di Dio, perché Dio è anche mamma. Come tante volte ci hanno insegnato tanti maestri di spirito, e tante volte ha detto anche Papa Francesco recentemente, la tenerezza, la dolcezza, la premura che ha una mamma, bellissima, no? Che ci fa stare al sicuro, che ci fa sentire amati. Ma ti pare che questa in Dio non c'è? Cioè, in Dio sono rappresentate tutte le forme belle di amore e tutte le vuole far vivere ai suoi fin da qui. Ora, come due sposi, dice Gesù, non sono più due, ma una sola carne. Così, se io accolgo l'amore di Gesù e ricambio l'amore di Gesù, io accolgo l'amore di Maria e ricambio l'amore di Maria, non siamo più due, ma siamo una cosa sola, siamo una volontà sola. L'anima che mi ama forma con me una cosa sola, una volontà sola. Quindi la vita nella divina volontà sotto questo aspetto è semplicissima, non facilissima, ma semplicissima, perché si tratta di fare solo un'operazione: accogliere e ricambiare l'amore, basta. Andando proprio a stringere. Certo che questo poi nel dettaglio diventa molto articolato, non è semplicemente una bella, un pio desiderio, insomma, una bella sensazione, no? Un bel discorso. Ecco. Perché l'amore delle volte diventa amore d'offerta, diventa amore doloroso, diventa amore crocifisso, diventa rinuncia continua ai nostri voleri, perché poi, quindi, sono tutte quante le cose che noi sappiamo, no? Essendo la mia natura amore, attenzione, dove trovo qualche scintilla d'amore nell'umana natura, subito l'unisce all'amore eterno. E Gesù poi fa una bellissima immagine. Voi sapete, no? Dobbiamo sempre ricordare che noi, io che sto parlando, chiunque mi sta ascoltando, sono un individuo. Dice, hai scoperto la Maria, che significa? Di attenzione, non è che parlo. Essere un individuo vuol dire che la mia anima è unica ed è, certamente per divina volontà, sussistente come principio individuale ed autonomo. Cioè la mia anima non può formare, è impossibile formare di un'anima due anime, di un corpo due corpi. Non la possiamo, cioè la mia anima non è divisibile, d'accordo? Il mio corpo non è divisibile, è un individuo unico. Dice, quindi, come non si può dividere un'anima, così è impossibile che vada perduta un'anima che mi ama. Cioè, non capito? Cioè, perché quello che sta dicendo è che si raggiunge un tale grado di unità con Gesù che si diventa indisgiungibili al modo con cui la mia anima non potrebbe separarsi in due. Cioè, questo è bello sapere una cosa di questo genere, no? Ecco la famosa l'atto di fusione nella divina volontà. Questo è. Fusione senza confusione, si diventa una cosa sola, ma io rimango Leonardo e Dio rimane Dio, Gesù rimane Gesù e Maria rimane Maria. Però è tale e tanto il grado di unione che si diventa una cosa sola, nel senso che si riconosce che unita a Maria c'è Leonardo, ma è unito a Gesù, speriamo, sarebbe meglio utilizzare un altro nome, ma quindi si riconosce che c'è appunto quell'individuo particolare e peculiare che è unico, ecco, ma è completamente avvolto, come se ci fosse, come dire, una goccia dentro un oceano, che si sperde nell'oceano, ma che si riconosce come goccia, tanto per farci un'idea. Questa è la vita nella divina. Quindi con questa lezione sull'amore Gesù ha messo ampi prodromi, ampi basi su quella che sarebbe stata la vita. Ecco, nel paragrafetto successivo c'è poco tempo per commentarlo, però fa niente. Tanto è una frase molto. Dice: la mortificazione produce la gloria. Ora, è chiaro che il diletto, il godimento che viene dal vivere di amore per amore è il paradiso anticipato, perché in paradiso non si fa altro che godere senza nessun velo e senza nessun limite, senza esserne mai sazi, pur essendone sempre letificati, dell'amore di Dio. Questo è il paradiso.
Dice, cosa significa che ritorna l'Eden sulla terra, che nella divina volontà si ritorna, che si comincia a vivere l'amore di Dio vero, già da qui questo significa. Questo significa. E attenzione, però qui cosa ci ostacola qui? La mortificazione produce la gloria. Se io cerco la vita e l'amore nei piaceri, nei divertimenti, nelle creature, io non troverò mai il creatore. Quindi anche la mortificazione cristiana sotto questo punto di vista non è vista come una cosa negativa, è vista come una cosa positiva, perché se io non faccio, cioè non la smetto di andare a succhiare vita a destra e a manca, l'amore di Dio non lo troverò mai, perché Dio dice prendila da lì la vita. Cioè il principio del peccato, come abbiamo detto, andare a cercare l'amore nelle creature e prenderlo da lì. Cosa tra l'altro che si riduce in un fallimento, perché la creatura non ti amerà mai come tu ti aspetti di essere amato. Mai. Nessuno. E quindi chi vuol trovare la fonte di tutti i piaceri, se pensiamo che gli uomini cosa cercano? Gli uomini cercano sempre di piacere, di divertirsi, no? Allora, e si pensano che i santi sono una povera categoria di come verrebbe da dire, un'espressione che meglio non usare, di sciocchi, di inetti, di imbecilli, d'accordo? Di frustrati, poverini, che non sono buoni a godersi e che fanno una vita desolata, sempre triste, col muso lungo, perché devono rinunciare a tutto, non c'hanno più niente, chi lo sa come campano, poverini. Ma chi l'ha detto questo qua? I santi sono le persone più felici del mondo, ma San Francesco ha cantato le cose sulla perfetta letizia. San Francesco non c'aveva niente, non c'aveva manco le scarpe per camminare, non c'aveva manco un letto per dormire, non c'aveva nulla, aveva fatto tabula rasa assoluta. E anche quel tabula rasa assoluta di San Francesco è sempre in vista dell'unione con Dio. Cioè, non me ne importa niente di niente, a me mi interessi solo tu, perché quello che tu mi dai è più del tutto che io posso trovare sulla terra. Questo è il senso della povertà evangelica. Allora, chi vuole trovare la fonte di tutti i piaceri deve allontanarsi da tutto ciò che può a Dio dispiacere. Quindi deve smettere di andare a cercare i piaceri nelle creature e ovviamente deve smettere di percorrere vie che sai che a Dio non piacciono e a Dio non gli piacciono, perché ci portano lontane dal bene. Quindi dentro questo punto di vista la mortificazione cristiana appare come una cosa, oh mamma mia, tocca mortificarci, tocca soffrire, uffa. No, perché è una cosa che certamente può comportare dei sacrifici e delle rinunce immediate, ma sempre in vista del bene, anzi del sommo bene, a cui anche la mortificazione cristiana è ordinata. Bene, Santa Vergine Maria, oggi siamo entrati proprio dentro il cuore della vita divina, di quella che è stata la tua vita. Tu sei proprio vissuta, dice il Cantico dei Cantici, nera sono ma bella, scura sono ma bella, perché mi ha abbronzato il sole. Ecco, gli interpreti, specialmente i padri, che erano dei grandi mistici, assai facilmente hanno colto la vicinanza a te di questa immagine, colei che è vissuta all'ombra continua della presenza dell'Altissimo, è vissuta di amore e per amare, conoscendo, e nessuno conosce meglio di te Dio. Ecco, aiutaci a fissare bene le cose che oggi abbiamo meditato, a custodirle nel cuore e a entrare in questo mondo, in questa logica, in questa stupenda e bellissima dimensione di vita. Per
per poter conoscere davvero fin da qui chi è Dio e da poter vivere fin da qui, per quanto possibile, per quanto la divina volontà ci concederà e noi ci metteremo in condizione di poterlo fare, davvero un anticipo di quello che sarà il paradiso celeste. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.